Papà non potrebbe mai farci del male, ma le persone faticano a capirlo. Una famiglia che tiene anche quando meno te lo aspetti, come nel caso della storia vera accaduta alla regista e sceneggiatrice del film. Maggie! Non sono malato, io sto bene! Siamo sul finire degli anni 70, la famiglia di Kame vive a Boston, lui è vittima di una malattia mentale che lo porta a crisi frequenti, un disturbo bipolare che lo blocca sul lavoro e lo costringe persino a ricoveri, fino a che la moglie disperata decide di rimettersi a studiare, iscriversi alla Columbia University pur di trovare un lavoro decente capace di assicurare futuro ed istruzione alle due figlie. Kame dovrà quindi tornare a casa e cavarsela da solo con le ragazze. Volete che vengo a prendervi dopo scuola? Dopo qualche scaramuccia iniziale si rivelerà un papà perfetto, anzi l'impegno con le sue figlie gli permetterà persino di superare molti aspetti della sua malattia, oltre che riconquistare il cuore delle figlie e persino della moglie. Sono l'unico padre in tutta l'America in grado di cucire una gonna da flamenco per sua figlia. La cosa che colpisce di più di questo teneramente folle è che si parla tanto di famiglia disfunzionale, capace a volte di distruggere i figli, e poi quando te ne trovi davanti una che lo potrebbe essere davvero, come quella rappresentata nel film, ma lo ricordiamo, si tratta di una storia vera, accade esattamente il contrario. Mark Ruffalo passa dagli Avengers al cinema d'autore, ma in realtà di ritorno si tratta perché da lì aveva iniziato, e dà al personaggio di Kame profondità e cuore. Un film al tempo stesso divertente e triste, autentico e pieno di calore. Un mix che ultimamente al cinema non capita spesso di trovare.